Eccoci con Maria Francesca Tardella, presidente della Maceratese. Allora, oggi inaugurata questa bella mostra, 90 anni di storia della Maceratese dal 1922 al 2012. Lei è arrivata da poco e ha tratto subito degli ottimi benefici. Sì, in realtà questa è una mostra che abbiamo dedicato ai tifosi, che abbiamo dedicato agli sforzi che ha fatto la sportiva nel reperire tutto il materiale, nel darsi molto da fare. Un ringraziamento particolarissimo a questi ragazzi che in questi giorni veramente H24 hanno lavorato per allestire, credo, una cosa degna della società e, di loro, e per loro stessi. Ecco, una cosa carinissima, no? Con tante foto, tanti articoli di giornale degli anni, dell'epoca, dei fasti di un tempo di una Maceratese che ha giocato anche nei campionati professionistici. Io penso che questi siano 90 anni non solo della Maceratese ma di Macerata, cioè qui rappresentiamo la gente, il popolo, la città, tutta l'intera città è rappresentata attraverso lo sport, quindi generazioni di sportivi di Macerata che hanno vissuto la storia della Maceratese. Eccoci con Fabiola Monachesi, una delle organizzatrici, una delle tifose della sportiva. Allora, parliamo un po' da come è nata l'idea di questa mostra e come, insomma, si dispiegherà proprio la stessa in questi giorni. L'idea è nata di sfruttare l'occasione del 90° anniversario della Maceratese e chiaramente la sportiva, che da sempre si occupa dell'archiviazione del materiale, ha pensato bene di raccoglierlo per l'ennesima volta, perché noi sappiamo già c'è stata una precedente situazione simile agli antichi forni 10 anni fa. L'abbiamo voluta ripetere anche con l'occasione, diciamo, della nostra promozione, no? Così è stato un lavoro, diciamo, corale dei ragazzi della curva, chiaramente la presidentessa, la Maceratese tutta insieme, però abbiamo voluto ripetere questa esperienza così per dare la possibilità ai maceratesi di rivivere certi momenti di gloria anche, no? Per questa città, che erano stati un po' abbandonati per il fatto che comunque questa squadra ci ha avuto degli alti e bassi, così, e niente. Gli orari della mostra in questi giorni? Allora, la mostra sarà aperta dalle 17 alle 21 tutti i giorni e dalle 10 alle 13 sabato e domenica. Eccoci con Moreno Morbiducci, uno dei giovani, tra virgolette, che hanno fatto la storia di questa società. Allora, 2 stagioni con la maglia della Maceratese, 30 gol in 2 anni, e brevemente un po' il tuo ricordo di queste 2 annate da giocatore. Beh, ho cominciato, per dire la verità, a Santa Croce, poi dopo, l'anno dopo, sono andato a Macerata, ho fatto 2 anni, credo che è stati i 2 anni più belli della mia vita, anche perché poi con Brizzi, con il mister Brizzi mi ero trovato benissimo, con Giovanni Pagliari idem, e perciò avevamo anche una bella squadra in questi 2 anni della Maceratese, in quegli anni della Maceratese. Di te si ricorda particolarmente un derby Maceratese Civitanovese, 1-0, gol di Morbiducci dinanzi ad oltre 12.000 spettatori. Sì, infatti si ricorda solo quella partita con la Civitanovese. Noi abbiamo fatti tanti gol in 2 anni con Giovanni. È chiaro che con Civitanova si ricorda le persone. È chiaro che con 12.000 spettatori a Macerata credo che sia la prima volta. Io spero che con gli anni che adesso ricomincio, però io mi ricordo che quegli anni lì erano favolosi, 12.000 persone, io non me lo ricordavo, non ho mai visto tante persone così, e con Civitanova poi specialmente, poi oltretutto ho segnato io di Macerata, perciò puoi pensare che soddisfazione che è stata, no? Quest'anno hai vissuto una vittoria in un gran campionato d'eccellenza, nelle vesti diverse da giocatore, ovviamente, da vice allenatore. Come hai visto e come, insomma, hai partecipato a questa grande gioia? Ma sai, vincere i campionati è sempre difficile. Noi quest'anno, anche se facevo parte con il secondo allenatore, però è stato sempre importante, poi anche perché io te l'ho detto, vengo da Macerata, perciò Macerata la sento nel cuore, in eccellenza, in Serie D, è sempre la squadra preferita.